Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale Sfida Domatore, quindi la sfida ve la lancio a tema. Se questo video arriva a 5.000 mi piace entro mezzanotte, che sono pochi, quindi penso proprio che ce la facciamo, io prenderò ben 10 di voi e shopperò a loro la sfida del domatore, quindi comprerò i 150 domatori che ci sono nella sezione dello shop. È una, secondo me, una sfida abbastanza interessante, se non li usate io fossi in voi ci proverei perché non vi costa niente e secondo me non spendo neanche troppo, io vi faccio un gran favore e voi comunque mi date sempre il massimo supporto come in tutti i video. Ragazzi, mi raccomando, sotto con i pollicioni 5.000 mi piace, 10 di voi, non sono neanche troppi. Seguitemi su Instagram, io sono Andrea Piastrattino Basso, mi raccomando iscriviti al canale perché non te ne pentirai. Partiamo con il video, ma prima sigla! Bene ragazzi, ci siamo qui sul mio profilo, direi che possiamo cominciare. Sfida domatore che ormai tutti ben conosciamo, il mio mazzo è sempre lo stesso, abbastanza interessante, ormai ve lo consiglio sempre. Ragazzi, siamo qui, sfida domatore di cinghiali. Costa 10 gemme, si possono vincere 5, 10 e 15 domatori, quindi comunque cominciano a essere ben 30 domatori con sole 6 vittorie che non sono tante. Andiamo subito a giocarcela, come sempre è un draft, quindi ci vuole un po' di fortuna. Io direi di fare la prima, la giochiamo senza domatore. E vediamo se questa sfida praticamente ti obbliga a usare il domatore o no. Io voglio provare a fare questa cosa. È una cosa un po' diversa che solitamente non faccio. Solitamente prendo sempre la carta della sfida. A questo giro no. Quindi la prima partita sarà fatta senza domatore. Le altre, se posso, saranno fatte tutte con il domatore nel mazzo. Questo per andare a vedere se davvero è proprio necessario utilizzare il domatore. Io ho un deck davvero brutto, posso dirlo, sì, perché sono un sacco di goblin. E ho preso la Tornado, perché comunque alla fine a me la Tornado piace come carta, quindi va bene anche averla Tornado. Altronco, questa cosa già mi crea non pochi. Esatto, immaginavo un mazzo rapido. Praticamente lui si è fatto un Hog Cycle e senza volerlo, evidentemente. Perché alla fine quattro carte gliele ho scelte io, quattro carte le ha scelte lui. Non cominciamo nel migliore dei modi. Allora, cominciamo con delle guardie dietro il bocciatore che può aiutare. Non la vedo bene, ma vediamo come gira. Allora, non so cosa che potrebbe avere, spero che non abbia qualche fireball, altrimenti è un casino. Al mago, che più o meno è come avere una fireball. Ok. Ottima difesa da parte sua, devo dire che ha un buon mazzo lui. Devo dire che comunque lui ha un buon mazzo, lancia degli scheletrini che secondo me sono stati abbastanza inutili perché con il bocciatore davanti non ha troppo senso. Di nuovo bocciatore, vado a zappare dietro, qua subiamo un po'. Qua ragazzi subiamo un po', cerco di limitare i danni ma non ce la faccio. Purtroppo non ce la faccio, raga. Ottimo attacco da parte sua. Probabilmente questa partita, ve lo dico già da adesso, anche se è appena cominciata, non riusciremo a vincere. Perché come avete visto, lui riesce comunque a ciclare il mazzo abbastanza rapidamente. Qui sono andato un po' in. Ho messo la velena un po' prima, sperando di anticipare qualche mossa, ma non è andata nel migliore dei modi. Comunque siamo ancora pari, sia chiaro. Anzi, siamo addirittura in vantaggio quasi. Solo che, come dicevo, lui riesce a far girare il mazzo molto più veloce di me. E quindi molto probabilmente subiremo tanto in questa partita. Le tronco ha lanciato molto bene. Adesso qua, lui avendo anche il minatore, riesce comunque a farci dei danni a distanza. Cosa che più o meno, perché mettendolo sotto torre, io li calcolo come danni a distanza. Non riusciamo noi a contrastarlo su di immediatezza. Quindi sarà complicato anche questo. Speriamo comunque di riuscire a portarci la scheletrina da uno lanciati bene. Però ragazzi, ha proprio uno di quei mazzi veloci che va a contrastare il mio alla perfezione. Speriamo di farcela. Allora, Tornado, proviamo a portare il minatore nella torre centrale. Almeno ci dà un po' una mano. La torre centrale riesce a darci una mano. Di nuovo vado con un avveleno lanciato in anticipo, sperando di fregarlo. Ma mette ovviamente il mago sempre dall'altra parte. E quindi, ok, un po' di danni adesso il mago li ha subiti. Non riusciamo troppo. Siamo lì lì, eh. Lo diciamo che non è che ha un vantaggio incredibile. Cerco di tirar via, di tirare tutte le truppe che posso. Tornado, cerco di spostare un po' le truppe, ma non riesco ad arrivare sotto torre. Vado con il bocciatore, carico più che posso. Comunque io do già la risposta alla domanda iniziale. Diciamo che con il domatore questa sfida è tutta in discesa. Senza domatore non è facile, perché non ci sono strutture. Raga, è finita. È finita, bella partita. La prima non è andata assolutamente bene, ma non c'è di cui preoccuparsi, perché adesso andremo noi a prendere il domatore. Credetemi che sarà tutta un'altra partita. Ci sta, prima partita persa, non c'è assolutamente problema. Non avevo un mazzo ottimale, o soprattutto non avevo un mazzo con la quale io riesco a giocare bene, ovvero il bocciatore. L'ho scelto perché pensavo che in questo modo avrei potuto allontanare le truppe avversarie, ma il domatore se ne frega totalmente, quindi niente. Ok, cimitero o barile? Io direi di barile, direi barile.
Poi abbiamo mago di ghiaccio, arcieri, prenderei. Qui c'è un po' di indecisione perché alla fine gli arcieri. Eccolo lì! Subito domatore. Ok, mago frecce, io andrei a prendere il mago per difendermi dal cimitero. E ok, abbiamo il nostro domatore. Adesso la partita sperando che siamo. Mi ha lasciato il lumberjack e il mastino. Carta che non so quanto userò. Il mastino non penso proprio di usarlo. Partirei. Oh mio Dio, metto un avveleno sulla mia torre, così da riuscire a contrastare senza grossi problemi la sua cimitero. Perfetto. Per fortuna comunque con l'avveleno non ci vedo. Ok, qua subiamo un po' di danni. Qua subiamo un po' di danni, ma vabbè, ci sta. Siamo leggermente in svantaggio, ma non è un problema. Mago che va in hit alla grande. Siamo riusciti comunque a sistemare la situazione molto 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 bene. Allora, vediamo come si mette la situazione con un domatore da parte nostra, perché secondo me, avendo il golem, avendo il domatore, si riesce a far bene. Golem del ghiaccio e domatore è un'ottima combo. Adesso cerco di non utilizzarla per vedere se cosa lui per difendersi dal domatore. Il pecca addirittura. Ok, lui sono abbastanza bravo a farlo girare, quindi non mi preoccupa più di tanto. Ho paura a quello che potrebbe arrivare a mettermi dietro, che così suona malissimo. Però mi avete capito e spero di riuscire comunque a fermare il pecca. Faccio girare il pecca con il barile, così. Eh no, il lumberjack doveva rimanere illeso. Va bene, metto il golem in centro. Ok, dovremmo riuscire a fermarlo teoricamente senza grossi problemi. Metto anche uno stregone di ghiaccio che non si sa mai. Siamo stati abbastanza bravi. Abbiamo usato molto l'esir, però alla fine costa 7 lui, quindi anche lui ne ha investito tantissimo. A noi ci va anche bene. Sto pensando se mettere l'avveleno sulla torre, però io so che comunque lui c'ha la cimitero. L'avveleno qua ha senso perché faccio fuori sia la principessa che il moschettiere, quindi ha senso. Ora però devo riuscire a difendermi dalla. Per la cimitero utilizzeremo il mago. Secondo me può andare bene. Secondo me può andare bene. Eccola lì, l'ho chiamata. Cimitero, metto il mago. Vediamo se il mago fa il suo lavoro. 1588 di vita. Vediamo se la torre rimane illesa. Sì, praticamente sì. Ripartiamo con un boscaiolo. Ok, fireball, quindi lui ha usato molto l'esir. Questo è il momento di lanciare il boscaiolo. Non dovrebbe riuscire a difendersi perché non può avere l'esir per mettermi giù il pecca. Non ci credo mai. Infatti subisce un bel po' di danni alla grande. Alla grande. Il golem del ghiaccio in centro. Qua però. Se lui comunque, ragazzi, dovesse riuscire. Ok, ha fatto bene a mettermi tutto vicino. Perché se mi avesse buttato giù un pecca davanti, mi avrebbe creato non pochi problemi. Cimitero non è un problema. Noi andiamo con lo stregone. Barile goblin davanti per cercare di far fuori la torre. Perfetto. Lui Ale non può difendersi. Torre fatta per forza. Torre fatta per forza. Ok, andiamo con il golem del ghiaccio e il domatore. La prima volta che utilizziamo, diciamo, la combo completa. Vado a sganciare un avveleno sulla sua torre. Dovremmo riuscire a portarci anche l'altra, teoricamente. Anche se il golem doveva stare davanti. C'è da dire che forse abbiamo un po' esagerato. Perché adesso lui la torre ce la fa. Vado con un barile goblin lanciato in modo stupido. Perché c'è lì la principessa che non mi ero accorto, sinceramente. Non mi ero accorto. Quindi comunque lui andrà a pareggiare. Esatto, mi ha usato un sacco di risiepe a pareggiare. Noi con un domatore e con un avveleno. Però dovremo vincere senza problemi. Prima partita vinta. Questa, ragazzi, è stata un'altra partita. Il domatore, posso dirlo, è abbastanza essenziale per questa sfida. Partita vinta molto, molto, molto bene. È stata una partita giocata anche in maniera differente e un po' più strategica. Però, ragazzi, domatore, carta fortissima. Domatore, carta fortissima. Prima vittoria. Andiamo anche a fare il bullo della corona. Quindi alla grande. Non lo posso aprire da qua. Devo aprirlo per forza dal menu. Vabbè, poteva farmelo aprire da lì. Andiamo a aprire un po' di carte interessanti. Non mi dà il domatori. No, mi dà l'errare. 8 cure. Mi aspettavo, non so, qualche epica, qualcosa, ma. Niente, andiamo a fare la seconda partita. Non ci disperiamo più di tanto e procediamo. Allora, ragazzi, subito domatore. Lo prendiamo subito, ragazzi. Direi di prendere il. Aia, bombarolo. Un po' rischioso, ma proviamo. Oh, un altro domatore. No, mio Dio, non mi era mai successo. Ma può succedere sta cosa? Cioè, ho due domatori. Non lo sapevo. Ragazzi, ma può, è normale che possa succedere? È una cosa che succede una volta. No, due domatori, raga. Adesso lo trolliamo come Dio con. Che figata! Infatti io rido già. Io già rido. Aspetto di avere 8 e facciamo 1 e 2. Andiamo con due domatori. Due domatori sotto tori. Raga, come fa a difendersi? O si difende da uno o si difende dall'altro. Infatti subisce una valanga di danni su entrambe le torri. Madonna, raga, bellissimo. Doppio domatore. Oh mio Dio, adesso adesso sono K enormi. Provo con un razzo se riesco a prendere la mongolfiera e tutto il resto. Vai con il razzo. Ho mancato la mongolfiera. Ok. Ok, piazza. Bravo. Ero troppo euforico per il doppio domatore. Non c'è problema perché non penso si possa dare. Se perdo una partita con un doppio domatore,
Ragazzi, potete insultarmi, ma aspettiamo che finisca perché lui ha le torri davvero distrutte. E sa, e abbiamo capito che soffre il doppio domatore. Quindi, riutilizzandolo, dovremmo teoricamente andare su 2-1 quasi. Io aspetterei 8 e vediamo cosa combina. Ok, ho fatto bene. Ho fatto bene. Ho pensato di innanzitutto cercare di danneggiargli la torre il più possibile. E perché lui comunque non può pensare ad uno specchio, perché li ho messi giù insieme. Oddio, oppure potrebbe anche pensare allo specchio, anche se il livello è lo stesso. Non so, perché magari lui ha pensato ad uno specchio. Per come sono due domatori insieme, non penso abbia pensato il doppio domatore così. Comunque, raga, con sta mongolfiera non ci crea troppi problemi con il Goblin cerbottaniere. Cerchiamo di fargli fuori la torre e poi andiamo tranquilli. Vai giù, perfetto, 1-1, l'altra sua torre è distrutta. Domatore, let's go, andiamo. Aspettiamo di caricare un po'. Andiamo, ragazzi, con questo doppio domatore. Double Hog Rider, qui ragazzi non ce n'è per nessuno. La torre va giù, viene martoriata. Oddio, non va giù per un pelo, ma va benissimo. Il problema è che usiamo troppo Elisir per fare gli stupidi e rischiamo dei contrattacchi davvero devastanti. Andiamo a zappare qua dietro, assolutamente. Goblin cerbottaniere, qua ragazzi, ora come faccio? Qua adesso mi serve il razzo. Però ho lanciato bene, Piazza, non me lo lanciare a caso sto razzo. Vai con il razzo. Oh, razzo lanciato bene, infatti non ci ha fatto niente. Ok, ci siamo. Ci mettiamo un po' più comodi. Ci mettiamo un po' più comodi. Ok. No, stiamo subendo un po' troppo sulla torre centrale, raga. Stiamo subendo un po' troppo sulla torre centrale per fare gli stupidi. Un attimo, concentriamoci. Cerchiamo di amministrare il pareggio. E poi andiamo su. Andiamo sulla vittoria tranquilla. Dovremmo riuscire a farcela. Intanto gli facciamo capire un po' che il nostro domatore a torre ci arriva quando vuole. E questo è ottimo. Perché se ci schiacciamo troppo. E è un male perché lui comunque arriva a tirare fuori così tanto Elisir che ci danneggia la torre assolutamente. Non arriva sotto torre. Andiamo a sganciare nuovamente questo doppio domatore, doppio Hogrider. Ragazzi, non si può perdere secondo me. Cioè è una cosa pazzesca. Comunque raga, io direi che abbiamo fatto un po' di partite. Una vittoria e una sconfitta. Il domatore, no, ho fatto due vittorie. Comunque il domatore, ragazzi, è troppo forte. Io direi che adesso facciamo un bel taglio e ci vediamo tra un po' di partite. Così intanto il baule comincia a procedere. Quasi dimenticavo, riscattiamo ovviamente il domatore di cinghiale per 5. Ci vediamo tra poco, ragazzi. Vittoria, ragazzi, ovviamente ve l'ho tagliata, ma era solo per informarvi che siamo riusciti a sbloccare anche gli altri domatori. La sfida sta andando abbastanza bene. Siamo su un 4-1. Ci andiamo a prendere anche questi 10 domatori e siamo già a quota 15, che di certo non è male. Procediamo alla sfida, speriamo di portarcela a casa, ci vediamo tra poco, ragazzi. Ragazzi, purtroppo non è andata nel migliore dei modi e sapete perché? Nelle ultime due partite non ho avuto modo di avere il domatore. Consiglio mio, prendetelo, perché se ce l'ha l'avversario è difficilissimo riuscire a vincere. Infatti non è andata nel migliore dei modi. Peccato ragazzi, siamo comunque riusciti a fare 4 vittorie, quindi 15 domatori ce li siamo portati. Io vi saluto e vi ringrazio perché da piazza è tutto. Un saluto e ciao!